Ciao ragazzi, recap numero 2, quindi la seconda settimana della programmazione, della preparazione al campionato italiano in ropo di powerlifting. Qua mi state vedendo fare un po' di squat, questo squat è particolare, me l'ha messo Filippo per lavorare maggiormente sui quadricipiti e sul tenere la postura corretta con la schiena durante lo squat. È un high bar, i piedi sono molto molto stretti, non so se si può notare dal video ma quasi si toccano. E questo vincola, ti obbliga ad utilizzare una compattezza del core estrema, a mantenere la spina, la schiena neutra per tutta l'alzata, altrimenti si perderebbe l'equilibrio. Quindi è un ottimo, ottimo accessorio che mi sta divertendo tantissimo, mi sta piacendo veramente molto. Oltretutto, grazie alle sensazioni che ho provato facendo questo nuovo esercizio, ho deciso di provare a scuotare più stretto in generale, perché quando scuoto largo tendo ad avere molto male alle anche e a faticare a mantenere la compattezza in buca, quindi nella parte bassa dello squat, cosa che non ho assolutamente con questa variazione. Riesco a sentire come se si caricasse una molla mentre scendo nelle gambe e mi sento molto molto forte, molto compatto, quindi proverò anche nel low bar a ricercare le stesse sensazioni stringendo un pochino i piedi. Qua ho sbagliato a caricare il bilanciere in entrambe le serie che avete visto prima, sia in questa max rep che in quella precedente, perché ho letto i pesi della settimana 3 anziché della settimana 2, quindi ho fatto dei pesi un po' maggiori, ma li ho gestiti benissimo e li ho sentiti semplici, quindi vuol dire che stiamo progredendo molto bene. Ora, come vedrete nel video, ho la panca stretta, la faccio due volte a settimana, la faccio senza fermo ed è orientata ad avere un overload sulle mie zone carenti, quindi quelle che rendono l'alzata della panca difficile per me, che sono principalmente i tricipiti, quindi la chiusura della panca. Quindi spesso e volentieri avrò esercizi di tricipiti o variazioni di panca che mi permettono di lavorare in quel range che per me è così difficile. Nel primo giorno della settimana, quello che state vedendo, ho anche stacco tecnico. Avrei dovuto fare 145 kg, la prima serie ho sbagliato a caricare il bilanciere, ho messo 140, quella che state vedendo qua in video, quelle successive ho messo 145, comunque semplicissimo, quasi uno scarico attivo. Questo è il pin squat alto. Avrei dovuto utilizzare il pin ancora un pelino più basso, però purtroppo io faccio veramente molto fatica ad eseguire questo esercizio. Difatti dalla settimana prossima non lo farò più, perché tenere la stance larga per scendere verticale a me procura veramente tanto dolore all'anca destra. Penso di avere una sorta di impingement nell'anca che non mi permette di eseguire alla perfezione questo esercizio, e quindi abbiamo optato per una variazione che vedrete dopo, un qualcosa di particolare che non si vede molto spesso. Comunque questa settimana ho cercato di farlo al meglio, di sfruttare al meglio il lavoro concentrato sui quadricipiti e nello sticking point, stretto un po' i denti, ma ce l'abbiamo fatta. Qua invece è panca da competizione classica, come vedete 87 kg per 5 serie da 6. La panca sta progredendo veramente molto bene, queste serie le sentite facilissime, tutte con un ottimo controllo, tutte quante confermo, e non vedo l'ora veramente la settimana prossima di caricare di più, perché la panca veramente mi sta dando delle soddisfazioni. Sia la panca che lo squat stanno reagendo veramente molto bene a questo programma, nonostante siamo solo alla seconda settimana. Poi ho fatto un po' di muscolazione generale per la schiena, questo è un piramidale inverso. Solitamente io non faccio piramidali, infatti questa era la mia prima volta. Ho caricato, sono partito un po' conservativo per tenere una tecnica un po' più pulita, quindi sono partito da 70 kg fino a chiudere con 90. Qui sono trazioni, ero già un po' stanco da tutti quanti gli esercizi di prima, quindi la tecnica non è proprio perfetta al 100%. Oltretutto alcuni mi diranno che non tocco con il petto la sbarra, non ci riesco per via della spalla operata, cerco di farla al meglio delle mie possibilità. Questa è la variazione di squat di cui vi parlavo prima, ho provato a stringere ulteriormente i piedi e a mettere le suole piatte nel low bar, e lo sentivo veramente molto molto bene. Come vedete il bilanciere sta più o meno sempre sul centro, sulla metà del piede, che è quello che volevo ricercare. Successivamente vedrete una serie con più peso, che è la quarta serie da 147 kg che ho fatto in questa giornata, in cui ho messo di nuovo la scarpa col tacco, perché vedete che a tenere i piedi così stretti come in quella serie lì mi si alzavano i talloni. Ho deciso quindi di optare per la scarpa con il tacco, nonostante io sia
più forte senza, per sicurezza, per evitare infortuni e perché non va bene quando si cade eccessivamente con il peso in avanti e si alza il tallone. Quindi le ultime serie l'ho fatta, qua ero un po' stanco, devo ancora riabituarmi alla perfezione della tecnica in low bar. Questa è la variazione di cui vi parlavo prima, il kettlebell per pene dotati, come l'ho chiamato io. Mi sono fatto costruire questo attrezzo da un mio collega. Sono caricati 100 kg sopra, più tutta quanta la strumentazione per utilizzarlo, che sono circa 20 kg, perché è fatto in acciaio. E ho fatto 6 serie da 5, veramente molto interessante come esercizio, molto divertente, sente lavorare benissimo le gambe e le anche anche. Poi dip, sicuramente un esercizio su cui lavorerò molto anche in futuro, perché lo sento lavorare benissimo anche sul pettorale, mi piace molto e ho molto da migliorare. Come vedete, questa era la terza di 4 serie da 8, non le ho fatte in maniera molto facile, quindi devo lavorarci. Questo è un altro evento rarissimo, io che alleno le braccia, una cosa più unica che rara. Oltretutto l'ho fatta in superset per ottimizzare i tempi. Un esercizio di muscolazione per tricipiti che mi ha messo Fillo, si chiama Tate Press questo. Molto interessante, perché quando lo faccio sento che i tricipiti mimano molto l'attività che fanno durante la panca. Serie alte di muscolazione per mandare un po' di sangue nelle giunture, anche come riabilitazione, diciamo, per evitare problemi al gomito. Lo sento molto molto bene, l'ho fatto in superset con dei bicipiti con bilanciere dritto, molto molto leggero. È il mio primo esercizio di bicipiti del 2017, quindi sono partito con molta calma. Come ultimo esercizio vediamo lo stacco regular dell'ultimo giorno, delle doppie a 190 kg. Purtroppo la notte non ho dormito molto bene, mi sono svegliato all'improvviso la mattina e dovevo andare ad allenamento, quindi non ero particolarmente in forma. Ho fatto comunque tutto l'allenamento, ho registrato solamente questo esercizio, magari la settimana prossima vediamo anche gli altri. Ciao ragazzi!